Sapevo che eri qui. Insomma, non proprio qui, ma un posto simile. Mi piace. Accogliente. Molto accogliente. Hai fatto un bel lavoro con i mattoni. Sarei capace di stare qui tutta la notte. Non ho dubbi. Dick! Dick! Ero un acrobata, lo sai. Ok, puoi sederti. Ma tieni quel becco chiuso. Ma mai nella vita, cioè, spendere i soldi per i pacchetti soprattutto. Il manicomio di Arkham. Da quanto tempo? Ah, che devo di entrare dalla cuccia del cane. Campanile, sono ad Arkham. Ricevuto, ci faccia sapere. Entra nel manicomio. Una cosa che sicuramente non farei mai nel manicomio è quella di spacchettare. Non... cioè, almeno a me non... Luci in un manicomio abbandonato. Sempre un buon segno. Esatto, si vede che hanno sempre pagato le bollette. Oh, non lo so, tanto le buste le trovo anche giocando, quindi. Comunque Tekken 2 era bello tosto, fai conto che i picchiaduro di una volta prima uscivano in sala giochi, anche adesso, e quindi li dovevano fare per forza difficili, ti dovevano spillare ogni soldo che avevi nel portafoglio. Su Magic. Perché ci sono le luci? Bussiamo alla porta. Ah, non la sapeva sta roba, eh. Che è successo? Raggiungi il solarium. E beh, una volta i picchiaduro venivano ovviamente programmati in Giappone. Infatti i picchiaduro di una volta erano tutti giapponesi. Facevano uscire in sala arcade senza motivo. Ed ovviamente dovevano tarare ad una difficoltà molto elevata per farti perdere, cioè farti perdere i soldi, per farti sganciare i danni. No, Magic è americano. La Lega è stata qui, ma ora dove sono? Wow, sembra il laboratorio di Langstrom. Più che altro mi sembra... vabbè che ci sono un po' di foglioline, non credo fiorellini, sembra la roba di Poison Ivy. Mortal Kombat americano. Che c'è qua dentro? Ah, scansiona. Campanile, questa vasca cos'è? Di sicuro fa parte della ricerca di Langstrom. Tali era il suo cliente misterioso. E sta portando a termine la sua opera. Indaga sul laboratorio.
però tipo che Tekken, Street Fighter, i vari Marvel, i Virtua Fighter, i Soul Calibur, qua lì è tutta roba giapponese. Ma mo che cacchio. Ah, qua. Talia e Langstrom, eh? Vediamo un po'. Sì, se mi bacio dovrebbe essere, non so quale, però c'è. Che stava facendo Talia in questo laboratorio? In che modo Talia ha portato avanti la ricerca di Langstrom? Qual era l'obiettivo di Talia? Esatto. Promemoria, non bere liquidi. Ma mai nella vita? Concentrazione significativa di Dionysium. Quantità particolare bassa di Dionysium. Qua devo andare a cazzo de cane, ovviamente. No. Dai, che quello rosa. Eccolo qua. Al primo tentativo. Talia ha riadattato il metodo di Langstrom ai volontari della Lega. Le prove hanno prodotto soggetti super forti. Quindi Talia e Langstrom stavano facendo cose strane con i suoni nella torre. Ora prendo i dati. E la corrente è saltata. Bene. A giudicare dalle planimetrie dovrebbe esserci un quadro nello scantinato, dopo una vecchia ala di massima sicurezza. Campanile, dati in arrivo dal laboratorio. Tutto ciò che ho preso prima che saltasse la corrente. Dai un'occhiata e vedi se trovi qualcosa che può far luce su questa storia. La battuta è voluta. Ah, grazie. Analizziamo i dati e ti facciamo sapere se c'è qualcosa di utile. Questo manicomio di Arkham me lo ricordavo un attimino diverso. Magari questa qua è la fase, è l'area principale. Ma anche come gioco, cioè, come Game of the Year, mi sembra comunque una produzione importante. Cioè, non fatemi commentare sulle nomination dei Game Awards, perché sinceramente due giochi, insomma. Sì, sì, no, però dico solo, se l'ha vinto It Takes Two, con tutto il merito dei casi, sia chiaro, con tutto il merito, perché è davvero un gran bel gioco, me lo sto giocando adesso, però se l'ha vinto lui... bello, bello Arkham Asylum. La serie Arkham, una delle mie serie preferite, è Arkham Asylum, davvero uno dei giochi più belli che abbia giocato di quell'era. Mi sa che devo andare sotto. Ah già, devo andare nel scantinato. Che c'è qua? Registro dei visitatori. Aaron. Non ho letto. Aaron Cash, il dottor Hugo Strange, la dottoressa Harley Quinn, il dottor Wilkins, il detective Jim Gordon e la dottoressa Victoria October, specialista di metaumani. Me butto di sotto. Apro porta. Dopo. Ala di massima sicurezza. Era da un pezzo che non venivo qui. E che ci facevi qui? Procedura di ammissione. Cassa. Dammi tutte le robe. Quello è un bel titolo. Bello, bello. Sembra un film horror. Mi dispiace che io non sia lì. I fantasmi dei prigionieri sono i peggiori. La pianti? Nightwing che se la fa addosso, che ha paura. Basta sti topi. Perché ho la netta sensazione che succederà qualcosa e che il mio ritorno sopra per finire le scansioni non sarà normale? Anche perché si sono aperte le porte. Jane Doe è terrificante. Tutta questa umidità non farà bene alle fondamenta.
Io mi ricordo tantissimo, sapete cosa? In Arkham City la cella dell'uomo calendario. The Calendar Man. Che era tipo cella nella... del professor Pig. Chi era il professor Pig? Quando prendi organi fa ciò che devi, prendili freschi, non lasciare in una fossa. Muscoli, tessuto, tendini, ossa, sì, sempre paziente e mai affrettato, ogni passo va organizzato. Gli umani sono facili da soggiogare e se imbavagliati non possono urlare. Chi è Pig? Hai sentito? Io mi ricordo tantissimo la cella dell'uomo calendario, che c'erano tutti i calendari. Indietro di là non si torna. Come indietro di là non si torna? Ma mica c'ero passato di là. Nella torre c'è la corrente. Guarda un po' chi... Non c'è solo la corrente, Cristoforo Colombo. Spero di aver scelto il coso giusto per fare danno. Sì, forse mi ricordo di averlo visto. Cioè, mi ricordo la trama. Dai, zitti. Ok, gli faccio danno col fuoco. No. Vedo che Nightwing tira i calci. Sto imbecille. Spara, spara! Spara! Non era quello che volevo fare, però va bene lo stesso. Era con la A. No, ti prego, ditemi che non mi romperanno le balle anche tutti dentro questi. Alla Madonna! Adesso sei nei guai. Che mi sono cagato addosso. Madonna, questi qua che stress. Questi proprio non mi mancavano. Vai in fiamme, stronzo. C'ho in mente di tenere premuto il tasto per potenziare l'arma di God of War. Aia, stardo. Ma ho capito, ma se c'ho l'arma con l'elemento elementale lì, perché ti ricalzi? Ho fatto le schivate perfette, mamma mia. Che cosa sono gli attacchi perfetti? Ho una cosa per te. Calmo, calmo, tu. È la tua antica lingua molto strana. Non so cosa siano gli attacchi perfetti. Non c'ho voglia di fare il tutorial e non lo farò mai. Ci siamo. Mamma mia, che l'ho bloccato prima che mi facesse l'attacco lui e l'ho distrutto. Campanile, la Lega si è fatta viva. Qualcosa mi dice che non siamo i benvenuti qui. Bene, vuol dire che è la strada giusta. Tanto per cambiare. Devo capire come salire sulla torre. Come torna al manicomio, cioè? Hanno portato dei cavi della corrente fino a quella torre. Allora, andiamo a vedere se parte l'ascensore. L'ascensore? Eccolo qua. Certo, dopo mi devo arrangiare io ad ascensorare, però... Sono cagato addosso. C'è qualcosa... Ehi là!
L'ho visto, me lo ricordo. Sarebbe pulito, ma nonostante tutto, Arkham resiste. Che non è della DC Comics, ma è dell'etichetta minore. Che non mi ricordo come si chiama, però. La Vertigo. Che è sto robo? Che so quelle luci lì? Mamma mia, t'ho fregato. Incredibile. Trovo un modo per raggiungere la torre. Basta che non mi fanno gli agguati e dopo io sono a posto. E vabbè, come si dice, insomma. Da lì posso salire sulla torre. No, ma c'è una cassa. Come c'è una cassa lì? Ah, i libri. Dalla corda di tesi di riferimento di ricerca sulla psichiatria ci sono la mente morente, lettori del pensiero e il molto controverso testimone, tutte opere più o meno insospettabili pubblicate da Hugo Strange, che lavorava ad Arkham. Mi do un po' di vita, che ne si butta via in queste situazioni. Devo salire. Devo salì. Ah, è qua che viene sto casino della tecnologia. Che facevi qui, Italia? Fatto. Ma fatto cosa? Ah, quello è l'ultimo. Ok. Oh. Ecco fatto. Ah, stavano conducendo esperimenti sonici sui volontari. Per controllarli. Cos'è stato? Quel suono veniva dal laboratorio. Qui Campanile, dati esaminati. Idem. A quanto pare Talia sta usando un pozzo di Lazzaro, riprendendo il lavoro di Langstrom. Proprio così, ma dov'è il pozzo di Lazzaro? Scommetto la maschera che è sotto Gotham. Dobbiamo trovare il pozzo di Lazzaro e capire chi vuol riportare in vita. Che è celato dentro la vasca. Vuota. Aia. Sa che il tizio dentro è scappato, eh? Ah, non promette bene. Man, but... Che ci fa una creatura come te in un posto così? Schifo! Thank you.
Vuoi ballare? Andiamo. Ah, perché io tutte le volte che devo fare una boss fight difficile, aia! Ah, devo fare un Nightwing! Dio! Aio! Vabbè che non è una boss fight perché non esce niente, però. Mamma mia che l'ho preso Godo! Andiamo! Ah, il tracco di un Mangbat! Finalmente ti hanno usato per qualcosa! Oh, sono contento quando nei videogiochi usano magari quei personaggi un po'... dico bistrattati, però... che non vengono usati molto. Minchia va! Uè, giovine! Un po' di calma! Brutto energumeno di Mangbat! Aiuto! Bellissimo, bro! Non so chi sia Mangbat, eh! Però... simpatico! Aia! Godo! Adesso non dimmi che quando pigliò. Ma la madonna! Però non mi ha fatto tanto danno. Però qua mi devi segnalare che ho fatto le schivate perfette, però, scusate. Ando. È bello. Sono contento che l'abbiano utilizzato. Tu sarai stato anche uno scienziato che ha lavorato nel manicomio di Arkham. Ma tu poi mi dovrai dire che cosa diavolo stai facendo con la Lega degli Assacristiani Sissini. La Lega dei Grissini. Sembra vagamente il pipistrellaggio di cui mi sono bloccato in Resident Evil 0. Resident Evil 0 purtroppo non posso più andare avanti perché mi sono bloccato un salvataggio. Perché sono un idiota. Via! Non lo becco! Ho tirato il dropkick. No. Dropkick. Aia. Dai che manca poco. Che cacchio fa? Le scie chimiche? Non l'ho beccato! Mamma mia! Posto fatto così?
Alfred, devo... Lo sa, non dovrebbe proprio combattere nelle sue condizioni. Notte di caos a Gotham dopo un'altra violenta rapina a Robinson Park. Un'ondata di omicidi e rapimenti sta attraversando la città, mentre le forze dell'ordine invitano alla calma e a non uscire di casa. Devo ritornare là fuori. Gli altri sono già di pattuglia. Quando se la sente, sono pronto. Sai, Alfred, quando mi hai incontrato ero più spaventato che mai. Non avevo niente. E poi la città è diventata casa. La sua gente divenne la mia famiglia. Mi sentivo sicuro. Gotham mi ha dato tutto. Anche lei merita di essere al sicuro. Sono certo che sa già cosa occorre fare. Talia al Ghul non può sfuggirmi. Ha accesso a un pozzo di Lazzaro sotto Gotham. Io lo troverò. Ok, sto sopportando da un'ora, sai? Non volevi parlare? Parla allora. No, magari un'altra volta. Faccio la doccia. Riguarda Bruce? Cosa? Perché pensi questo? Perché so tutto di te, Dick Grayson. Adori i cereali Fleckis. Hai pianto quando ti ho lasciato. E ti guardi il sedere ogni volta che passi davanti a uno specchio. E vedo anche come cerchi di non guardare quella tuta. Ma non ti avevo lasciato io. Sai cosa? Va bene. Sì, riguarda Bruce. Litigammo prima che andassi a Bloodhaven. Mi disse che non dovevo raccogliere la sua eredità. Barbara, ce la sto mettendo tutta per cercare di non fallire. Quello che ha costruito nelle mie mani. Non devi farlo da solo, idiota. Perché ci avrebbe addestrato tutti? A volte dimentico quanto sei sveglia. Ok, fa un po' schifo. Sei molto, molto sudata. Ma, ehi!